Darei la parola al vice sindaco di Torino, Elide Tisi. Elide, scusi. Per l'ultimo intervento prima del ministro. Grazie, ma io intanto ringrazio di questa occasione, secondo me davvero straordinaria, di poter mettere a confronto anche in un dialogo, insomma, di questo tipo, delle riflessioni intorno a un tema che sicuramente è strategico per i nostri territori, per il nostro paese, e non lo è solo oggi, ma rappresenta un po', credo, la sfida del futuro dei prossimi anni. Io, se ho qualche minuto, intanto inizierei col dire che probabilmente non esiste un primo welfare, nel senso che se noi usciamo da quelle che sono, come dire, le condizioni tradizionalmente intese come tali, e quindi il sistema pensionistico e il sistema degli ammortizzatori sociali, credo che si possa dire di avere in Italia quantomeno 20 sistemi di welfare diversi, quante sono le regioni italiane, o forse migliaia di sistemi di welfare diversi, perché poi molto del welfare in realtà è incardinato sulle singole amministrazioni locali, e al di là appunto di questi strumenti, diciamo così, di politiche nazionali, abbiamo assistito a una differenziazione davvero a macchia di leopardo degli interventi di welfare sul territorio nazionale, molto legate in realtà alle sensibilità, agli investimenti, alla possibilità di spesa delle singole amministrazioni locali. Molto spesso, anche tra le grandi città, quando ci si confronta, ci si rende conto di quanto questo sistema sia variegato e di quanto ci sarebbe necessità anche di avere alcune linee forti di base che siano in qualche modo condivise sul territorio nazionale. Cito ad esempio gli strumenti di contrasto alla povertà. Oggi sono, al di là delle sperimentazioni che si stanno facendo, mi sembra anche in modo molto interessante e proficuo, sulla nuova social card, io la chiamo ancora così, e che speriamo abbiano poi un'evoluzione diversa, ma sono oggi incardinate molto spesso proprio sulle scelte delle singole amministrazioni locali. Quindi io credo che per parlare di secondo welfare occorre intanto partire da questo assunto. Penso anche che molti dei problemi che noi ci troviamo a vivere sui territori non sono soltanto legati al fatto che c'è una crisi economica straordinaria ed socio-economica e occupazionale, ma sono anche legati al fatto che si sono moltiplicate delle emergenze sociali derivanti in parte da una condizione appunto di crisi socio-economica, dall'altro che altri comparti della pubblica amministrazione, che non sono direttamente afferenti o quantomeno apparentemente non lo sono al sistema di welfare, hanno disinvestito. Ne cito alcuni per essere più efficace. Il tema della sanità, che è stato citato, soprattutto per le regioni che sono in piano di rientro, ma credo non soltanto quelle, ha fatto sì che, ad esempio, il mettere in discussione alcuni servizi territoriali nati dalla legge Basaglia in avanti sulla deospedalizzazione o deistituzionalizzazione della malattia mentale, ha acuito dei problemi sociali sul territorio, perché certamente un arretramento della sanità in alcuni comparti rischia di scaricare sul sistema di welfare problemi, aumentando i livelli di multiproblematicità. La stessa cosa vale sulla popolazione anziana. Io credo che il non avere la garanzia che una persona che ha una patologia cronica, magari anche invalidante, non ha la possibilità di avere nel comparto sanitario una garanzia di cura a domicilio,
perché è considerato extra LEA. Poi possiamo discutere se occorre tenere dentro o fuori delle cose ai LEA sanitari e sociosanitari. Io credo che forse qui davvero un ripensamento anche del modello di spesa, che sia un po' meno residenza centrica o ospedalo centrica e che vada più verso i territori, forse ci aiuterebbe, come dire, affrontare anche in un modo diverso la questione. Ma certamente questo è un altro problema che, in considerazione del trend di invecchiamento della popolazione, di nuovo rischia di scaricare su un comparto di welfare tutto un segmento di popolazione che, se non ha garanzia di cura, chiede alla comunità, come ricordava il presidente Guzzetti, di intervenire. Il tema della casa, credo che insieme all'invecchiamento l'altro tema drammatico del nostro paese, che è spesso collegato all'impoverimento, è quello abitativo. È evidente che laddove negli anni non si è più investito nelle case di edilizia residenziale pubblica, e quindi ben vengano le esperienze di social housing, ma noi abbiamo una fascia di popolazione che al social housing purtroppo non accede e per la quale l'unica risposta possibile è quella dell'edilizia residenziale pubblica oppure di strumenti di sostegno al reddito, vedi fondo per il sostegno al reddito che negli anni passati era stato finanziato in modo rilevantissimo. Io ricordo, per la sola città di Torino, qualche anno fa avevamo 25 milioni di euro che arrivavano nelle tasche dei cittadini per aiutarle a colmare il gap tra il loro reddito familiare e il costo dell'abitazione. L'anno scorso non è più stato possibile avere alcun tipo di finanziamento. È evidente che il combinato disposto, no, di queste azioni unite a una crisi straordinaria rischia davvero di accentuare in modo drammatico la situazione di crisi e credo che quindi la chiave di lettura attraverso la quale immaginare un secondo welfare debba davvero essere quella di leggerlo in una dimensione nella quale tutti i vari soggetti che direttamente o indirettamente incidono sulla vita delle persone, sulla qualità di vita delle persone, non possono chiamarsi fuori. E credo che questo sia tanto più vero oggi, in cui anche alcuni segnali che ci arrivano, e credo che soprattutto nelle città metropolitane questo sia molto evidente, segnali che potrebbero mettere in discussione anche la coesione sociale dei territori, ripeto, chiamano fortemente in causa tutti, sia i livelli istituzionali che direi tutti i vari attori, dal mondo sindacale al mondo delle imprese. Il mondo delle fondazioni è già molto coinvolto mediamente sui territori proprio in questa direzione. Certamente, dicevo, c'è bisogno di strumenti che in qualche modo traccino una politica nazionale sul contrasto alle povertà. Io penso però anche che molto davvero si gioca in termini di realizzazione di quelli che sono i nostri principi costituzionali, in particolare in materia di sussidiarietà, sia nella sussidiarietà verticale, che vede comunque nella istituzione più vicina al territorio, quella maggiormente deputata ad agire, a raccogliere i bisogni, ma che per far questo ha bisogno di essere sostenuta nell'esercizio di queste sue funzioni dai livelli superiori, ma poi anche nella sussidiarietà orizzontale, cioè tutto quello che si riesce a creare proprio in termini di comunità locale, in cui io credo il ruolo dell'ente locale non deve essere quello di fare strane invenzioni, di esercizi fantasiosi piuttosto che gestioni di servizi, incappando poi nei problemi che ci ricordava il presidente Guzzetti, ma piuttosto in una robusta
azione di governo del sistema, di definizione, non da solo, delle priorità, che credo sia davvero proprio la responsabilità che deve stare in capo ai sindaci, che peraltro la legge riconosce come i maggiori garanti della salute dei cittadini, intendendo per salute nella sua accezione più ampia. Quindi il modello di sussidiarietà che credo va praticato parte da esperienze, come abbiamo letto in questi straordinari progetti che stavano dentro questa nuvola che ci è stata rappresentata. Credo che parta poi anche però da delle pratiche quotidiane, delle pratiche che fanno sì che per esempio buona parte delle risorse pubbliche vengano anche investite proprio nel sostenere queste esperienze e semmai di promuoverle creando un effetto moltiplicatore. Io credo che questo presupponga sicuramente il fatto che dal punto di vista, come dire, a volte della immagine pubblica, lasciatemi usare questo termine, ci sia anche la volontà delle istituzioni e degli enti locali di fare un po' un passo indietro e di lasciare ad altri il protagonismo. Ma credo anche che la sussidiarietà si sviluppa nella misura in cui ci si riconosce nelle reciproche, nei reciproci ruoli e nelle reciproche responsabilità, e che quindi il privato sociale riconosca nell'ente locale questa responsabilità e questo ruolo di governo e di risposta ai cittadini nella definizione di priorità, e viceversa l'ente pubblico riconosca nel privato sociale questa capacità di rispondere dal basso ai bisogni dei cittadini creando un effetto moltiplicatore. Un piccolissimo flash e chiudo per riportare alla mia città. Nonostante il momento difficile, la città di Torino ha mantenuto un investimento molto importante sul tema del welfare e sulla sola parte delle politiche sociali. Noi ancora nel 2013 abbiamo avuto un investimento, vorrei dire, non una spesa, di oltre 150 milioni di euro. Di questi 150 milioni, oltre 100 sono stati spesi nel sostenere queste reti di sussidiarietà. Io credo che sarebbe poi importante fare dei bilanci aggregati, perché questa spesa pubblica, nel caso della mia città, credo che la si possa quasi raddoppiare se a questo si aggiunge il sistema di sostegno al welfare delle fondazioni bancarie, forse oltre che raddoppiare, e del privato sociale, che laddove non è in grado magari di mettere delle risorse contribuisce comunque in termini di interventi, di lavoro, di volontariato. Quindi io penso che la strada del secondo welfare fondamentalmente sia nella dimensione della sussidiarietà verticale e orizzontale, nel coinvolgimento di un'ampia platea di attori e nella consapevolezza che o questa crisi la attraversiamo anche considerando la necessità di alzare i livelli più bassi e maggiormente in difficoltà della nostra popolazione, o diversamente credo sarà molto difficile per tutti riuscire a trovarne una via di uscita. Grazie.